Buonasera a tutti. Come ogni domenica, in questo periodo di pomeriggio, non di mattina, ma come ogni domenica siamo qui riuniti perché vogliamo adorare Dio, il nostro Dio. Un saluto anche a coloro che ci seguono via streaming da casa. Come ogni domenica vogliamo iniziare il culto con la lettura della parola di Dio. Quindi vi invito ad alzarvi, chiamo Nicola che leggerà da parte nostra. Allora, questi sono i discendenti di Isacco, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. E Isacco aveva 40 anni quando ebbe preso in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Padan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie, perché ella era sterile. L'Eterno lo esaudì, e Rebecca, sua moglie, concepì. Ma i bambini si spingevano l'un l'altro nel suo grembo. Ed ella disse, «Se è così, perché mi trovo io in queste condizioni?» Così andò a consultare l'Eterno. E l'Eterno le disse, «Due nazioni sono nel tuo grembo, e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore». Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che l'aveva in grembo due gemelli. E il primo che uscì fuori era rosso, egli era tutto quanto come un mantello peloso. E così lo chiamarono Esaù. Dopo uscì suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù. Così lo chiamarono Giacobbe. Ora Isacco aveva 70 anni quando Rebecca li partorì. I due fanciulli crebbero ed Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo, che viveva nelle tende. Ora Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca, invece, amava Giacobbe. Una volta che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esaù giunse dai campi tutto stanco. Ed Esaù disse a Giacobbe, «Per favore, lasciami mangiare un po' di questa zuppa rossa, perché sono stanco». Per questo fu chiamato Edom. Ma Giacobbe gli rispose, «Vendimi oggi stesso la tua primogenitura». Esaù disse, «Ecco, io sto per morire. Che mi giova la primogenitura?» Allora Giacobbe disse, «Giuramelo oggi stesso». Ed Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Quindi Giacobbe diede a Esaù del pane e della zuppa di lenticchie. Ed egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Così Esaù disprezzò la sua primogenitura. E fin qui la parola. Grazie. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per il dono della vita che tu ci hai fatto anche quest'oggi, grazie perché è per la tua bontà che noi siamo qui, riuniti alla tua presenza, per adorarti, per innalzarti. E ti preghiamo, Signore, di guidarci in tutto quello che noi faremo questa domenica affinché possiamo offrirti una lode, la lode che tu ti meriti. Nel nome di Gesù. Amen. Ok, vi potete accomodare. Quello di cui vi volevo fare una piccola meditazione, un piccolo pensiero, in realtà si trova nella prima parte del capitolo 25 di Genesi, e in particolare il versetto 5 e 6 dice: Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, ma i figli delle sue concubine fece dei doni e mentre era ancora in vita li mandò lontano da suo figlio Isacco verso Levante nella terra d'Oriente.
Allora, pensando a questi due versetti che vi ho letto in questo momento, possiamo mettere in risalto una cosa. Abramo non era perfetto, anche lui ha commesso delle infedeltà, però Abramo credette in Dio quando credette nel fatto che il figlio della promessa fosse Isacco. E il fatto che Abramo credette in Dio, Dio gli disse che nella tua discendenza tutte le famiglie della terra saranno benedette. Qual è l'adempimento? In chi è l'adempimento di questa promessa, di queste benedizioni? L'adempimento è in Cristo Gesù. Lui è la discendenza per il quale tutte le nazioni della terra sono benedette. Se c'è salvezza oggi per ogni popolo è perché Cristo è morto per ognuno di noi. E noi questo pomeriggio vogliamo adorare Cristo per questo, perché Egli è il Salvatore di tutti coloro che credono in Dio. Adesso ci possiamo alzare, chiamo il gruppo Lode, possiamo continuare attraverso i canti. Sopra la terra, Gesù è
dei re, Gesù è il re dei re, Signore dei signori, Gesù è il vincitore che ci salverà, egli è il re dei re sopra la terra. Gesù è il re dei re, Signore dei signori, egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, egli è il re dei re sopra la terra. Gesù è il re dei re. Sai cambiare il cuore, cambiami Signore, cambia il mio dolore, fa che la tua volontà sia fatta in me. Fa che ami come apri gli occhi miei che io veda il re, tutto ciò che in me è tuo per sempre. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna.
Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna su nei cieli. Osanna su nei cieli. Prezioso Dio, non ho altro nome più caro. Io grido a te, corri sempre in mio aiuto e mi rialzi. Gesù, che versò il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui. Prezioso Dio, prezioso Dio, non ho altro nome più caro. Io grido a te, corri sempre in mio aiuto e mi rialzi. Tu mi guardi attraverso Gesù, che versò il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui. Che non ero, che non ero degno del tuo amore, tua grazia son qui, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui. Tu mi guardi attraverso Gesù, che versò il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui. Ok, vi potete accomodare. Adesso faccio quello che non ho fatto prima. Do il benvenuto alla famiglia Pollutri. Pollutri, otto galli, quindi. Do il benvenuto alla famiglia Ottogalli. Che vengono da Torino, una città che ultimamente quando vado non la riconosco più, perché ci sono tanti cambiamenti di vie. Ok, adesso chiamo Stefano.
eventualmente ti serve anche quello, no? No, perché qualcuno... Ok. Vogliamo pregare insieme. Signore, grazie perché possiamo essere alla Tua scuola in questo momento. Signore, vogliamo imparare perché Tu sei una fonte inesauribile di insegnamenti per ognuno di noi. E Signore, vogliamo che Tu ci rendi attenti all'ascolto della Tua parola, che ognuno di noi possa vedere quelle cose che non vanno e che possano, e che ognuno di noi possa mettere in pratica quello che Tu ci vuoi insegnare. E per questo, Signore, Ti vogliamo pregare di fortificare Stefano, che Tu lo possa guidare in tutto quello che dirà da parte Tua. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie. Si sente? Ok. Non sono abituato a usare questo tipo di microfoni, quindi non so mai se lo metto bene il microfono. E prima di tutto saluto tutti, è sempre un piacere enorme stare in mezzo a voi. Ovviamente Tiziana si sente a casa, ma posso dirlo che anch'io mi sento a casa tra di voi. E vi mando i saluti dalla parte della chiesa di Collegno, che è la chiesa che frequentiamo noi quando siamo su. E quando Giovanni mi ha chiesto insomma di dire quale sarebbe stato il tema, e ovviamente per chi vive un anno fuori dalla chiesa non sa esattamente che cosa si predica, quali possono essere gli argomenti, eccetera, e quindi con Tiziana abbiamo un po' discusso, io mi sono messo in preghiera e credo che il Signore mi abbia guidato nel portare questo messaggio, che non so se qualcuno di voi ha mai sentito predicare sull'argomento della privacy. Chi ha sentito mai predicare sull'argomento della privacy? Riservatezza, chiamatela... Nessuno. Neppure io, fino... Io l'unica predica che ho sentito sulla privacy è la mia. Quindi... Spero che ci sia qualcuno che mi segui e soprattutto aggiunga cose che io non tratterò quest'oggi. Allora, è un argomento che in realtà uno, pensando, dice la privacy, ma cosa c'entra con la scrittura? Io sono anni che lavoro sull'argomento della privacy, perché il mio lavoro si tratta di trattare dei dati personali, che siano studenti universitari, che siano dipendenti pubblici, che siano per i bambini nelle fasce, nelle scuole. Io tratto quotidianamente dei dati personali e conoscete anche il discorso nuovo del regolamento europeo del GDPR, quindi il trattamento dei dati personali. Ho fatto anche dei corsi su questo argomento, ma non ho mai pensato che la privacy ha delle ripercussioni spirituali. Questo fino a gennaio/febbraio di quest'anno. Questo perché sinceramente avrei preferito continuare a non considerarlo come qualcosa di spirituale, perché la causa che mi ha portato a prendere la Bibbia e a dire cosa dice la scrittura non era una buona motivazione. Qualcuno di voi forse sa che io sono anche uno dei quattro responsabili della chiesa di Collegno. E tutto è nato a causa di un problema che c'è stato nella chiesa da noi. C'è stato un problema tra due famiglie. E a un certo punto, mentre trattavamo noi responsabili con una, con, chiamiamola la famiglia accusata, a un certo punto io dico, durante questa riunione, dico, ma... per capire, mettetevi nei nostri panni, per capire esattamente come affrontare questo problema, io ho bisogno di capire dove sta la verità. E per capire dove sta la verità, rivolgendomi a questa famiglia qui, ho detto, voi avete tutte le carte da mostrarmi che siete nell'integrità morale. E ho chiesto
forse sfacciatamente, ho chiesto di farmi vedere dei documenti. Mi è stato risposto: questi sono fatti privati. Quello mi ha lasciato molto così bloccato e mi ha però portato a riflettere sul concetto di privacy. Se esisteva nella Chiesa primitiva il concetto di privacy. Ed è per questo che il titolo che ho dato a questo messaggio è Privacy, è un muro da alzare o da abbattere? Perché? Perché la privacy, che ci piaccia o no, è un vero e proprio muro. Allora, può essere un muro per proteggerci, può essere un muro per proteggere l'altro, ma è comunque sempre un muro che divide. Pensiamo al muro che Trump vuole costruire tra gli Stati Uniti e il Messico. No, è un muro che divide. Pensiamo al muro che c'è tra Israele e Gaza. È un muro che divide. Io ricordo ancora il muro di Berlino, mi ricordo ancora la scena di quando il filmato da serale, quando lo buttavano giù. Io mi ricordo ancora questa scena di questo muro. È un muro che impedisce di vivere comunque pienamente la comunione. Ed è il diritto alla privacy è un diritto estremamente recente, perché fino al 1890 nessuno ha mai pensato che esistesse un diritto del genere. Fino al 1800, da Adamo fino al 1890 questo diritto non è mai passato per l'anticamera del cervello a qualcuno. Da sempre l'uomo ritiene di poter non far sapere agli altri le proprie cose, da sempre. Anche la Bibbia ne parla. Ma fino al 1890 nessuno arrivò a pensare che il mondo non avesse il diritto di sapere tutto su di te. Cosa accade nel 1890? Allora, uno si chiede perché nel 1890 ci sarà capitato qualcosa in quell'anno? Sì, è capitato qualcosa. Un avvocato americano, un certo Samuel Warren, che si stufò di vedere le fotografie, tutti i gossip che i giornali scrivevano sulle feste mondane alla quale partecipava la moglie, e se già parliamo di fotografie, parliamo di gossip, significa che è abbastanza recente la cosa, no? Non stiamo parlando dei primitivi. Se già facevano quindi le foto gossip, tutto è recente. Beh, questo avvocato, questo Samuel Warren, chiamò un suo amico, anch'esso un avvocato, che era un pezzo grosso dell'avvocatura statunitense, un certo Louis Brandeis, non so se lo pronuncio bene, Brandeis, comunque. E questo Louis Brandeis era uno degli uomini più influenti della Corte Suprema americana e divenne tanto influente da influenzare addirittura il presidente Wilson in tante situazioni. Beh, questi due avvocati scrissero un saggio nel 1890, il diritto, tradotto in italiano, il diritto ad essere lasciato solo. Passarono però alcuni decenni prima che nel mondo occidentale questo presunto diritto divenne qualcosa di effettivamente con un significato legale in tante nazioni. Però in tante nazioni, non in tutte le nazioni. Ancora oggi, in tante nazioni, lo Stato ha tutto il diritto di sapere tutto su di te. Ma non in Italia e non in la maggior parte del mondo occidentale. Attraverso questo presunto diritto, in Italia, ma non solo in Italia, siamo passati da una realtà dove l'uomo riteneva di avere il diritto inviolabile di poter mostrare la propria integrità. Attenzione, fate attenzione a questo passaggio che è sconvolgente. Siamo passati dal diritto inviolabile di ogni essere umano di difendere la propria integrità al diritto di poterla non difendere. Tu hai adesso il diritto di non essere giudicato a priori. Adesso si dice che è una questione privata, gli altri non devono metterci becco.
E questo cambiamento è avvenuto in maniera sottile anche nelle nostre famiglie e nella Chiesa. Quando mi sono sposato ho capito subito, insieme a Tiziana, che la riservatezza è un muro. Abbiamo subito, quando ci siamo fatti le promesse, ci siamo subito detti che non devono esserci, no, segreti tra di noi. E la stessa cosa l'abbiamo insegnata a Marco, fin da piccolo, che lui può e deve aprirsi con noi. Non devono esserci dei muri. Beh, questi muri non ci sono stati, e qui lo confesso davanti a tutti perché non posso parlare in qualche modo certi aspetti contro la privacy, se poi la tengo anche qui. Non ci sono stati questi muri finché non sono diventato anziano di chiesa. Sì, perché questa responsabilità mi ha portato poi a conoscere delle situazioni che per il bene di Tiziana, di Marco, io non potevo condividere. Allora, conosciamo bene cosa ci insegna Gesù in Matteo 18, vero? La famosa prassi che ci insegna Gesù. Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Allora, la procedura in questo caso ci insegna che sarebbe buono che i due in questione si chiariscano e che colui che ha peccato ascolti, ossia ne prenda atto e si ravveda, senza quindi l'intervento di esterni. Insomma, è meglio se la questione rimane riservata a loro due. Ma se questo primo passo non va a buon fine, cosa dice di fare Gesù? Di chiamare uno o due testimoni. Insomma, non di più, non 10 testimoni, uno o due. La questione deve ancora mantenere un certo livello di riservatezza. Perché? Perché così il colpevole non senta troppo il peso del giudizio e perché chi è ancora immaturo spiritualmente nella Chiesa ne rimanga scandalizzato. È il male minore quello che ci insegna Gesù, di chiamare uno o due testimoni. Dico il male minore perché comunque questa situazione crea un piccolo muro, un ostacolo alla comunione, ma è un ostacolo che si può bene accettare ancora. Tiziana sa che certe cose ormai non posso più dirgliele e certo non salta di gioia per questo, le accetta come il male minore. Dobbiamo essere consapevoli che la privacy ha il diritto all'esistenza. Ma ha il diritto all'esistenza perché esiste il male, perché esiste il peccato. Attenzione, non ho detto che la riservatezza è un peccato, ho detto che a volte è necessario essere riservati perché viviamo in un mondo corrotto. Allora, io quando mi sono congedato in Marina ho dovuto firmare il NOS. Chi di voi ha fatto il militare e quando si è congedato ha firmato il NOS? Uno? Due? Ok, io pensavo che tutti quando si congedassero firmassero il NOS. Poi alla fine, quando ho predicato questo messaggio a febbraio, ho chiesto, vedevo ufficiali, sottufficiali, che nessuno aveva firmato, ho detto ma allora forse c'è qualcosa che non torna. Poi ho capito che forse perché ero stato imbarcato in una nave particolare, in una base particolare. Allora mi hanno chiesto di firmare questo. Il NOS sta per nulla osta di segretezza. Quindi tu ti prendi l'impegno a non svelare nulla di quello che hai visto, fatto, eccetera. Ma perché esiste questo NOS, questo nulla osta di segretezza? Perché esistono le guerre, esistono gli attentati, esistono i nemici, esiste il peccato. Quindi nel regno futuro celeste non ci sarà la privacy, non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto né di occulto che non debba essere conosciuto, disse Gesù. E Gesù disse queste parole in un contesto di persecuzione e di incredulità da parte del mondo e aggiunse queste parole ai suoi discepoli:
quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. Il regno di Dio nel cuore degli uomini si distingue per essere luce e verità. E questo è il regno di Dio nel cuore dell'uomo, luce e verità. E la libertà stessa che Dio ci dona è una libertà che ci permette di parlare e di agire in maniera trasparente, alla luce del sole. Allora, nel libro dei Proverbi ci sono diversi inviti a non svelare i segreti. Proverbi 25:9. Discuti la tua causa contro il tuo prossimo, ma non rivelare il segreto di un altro. Proverbi 11. Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. Tutte queste istruzioni a salvaguardare la privacy del nostro prossimo hanno un senso. E hanno un senso perché viviamo in un mondo imperfetto. Detto ciò, bisogna quindi rinunciare ad avere tra di noi una piena comunione. Dobbiamo metterci, come dire, l'anima in pace, si usa dire, no? Dobbiamo accettare che ci siano muri che ci impediscono di parlare insieme con trasparenza, di camminare insieme con fiducia reciproca. Cosa dice la scrittura a riguardo? Come viveva la Chiesa primitiva questo problema? Anche se, attenzione, ripeto, la Chiesa primitiva, il diritto alla privacy, non sapevano cosa fosse, no? Questo presunto diritto. Atti 4:32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di un'anima sola. Tenete ben presente questa espressione. Era d'un sol cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Molti credenti della Chiesa di Gerusalemme vendettero le loro case, i loro poderi e portarono i ricavati agli apostoli in modo che potessero ridistribuirli secondo i bisogni. È interessante notare che questi credenti, quelli che vendettero i loro beni, non erano obbligati, ma quelli che lo fecero dichiaravano quanto avevano incassato delle vendite. Non portavano semplicemente i soldi, ma portavano i soldi e dicevano: io ho venduto a tot. Tant'è vero che Anania e Safira vendettero a tot, ma dissero tot meno. Questo perché? Perché volevano probabilmente avere anche l'assistenza economica da parte della Chiesa. Questo ci insegna che questi credenti non dicevano agli apostoli: ah, qua quanto l'ho venduto è una questione privata, una questione che riguarda me e solo me. No, dicevano apertamente: ho venduto a questo qua esattamente, questi sono i soldi e questo è quello che ho venduto. I credenti si sentivano liberi di dire tutto. Perché? Perché erano di un sol cuore e di una sola anima. Non c'erano due cuori, non c'erano due anime che dovevano parlare l'uno all'altro, dove nella comunicazione tra un cuore e l'altro poteva avvenire un cambiamento. Era un solo cuore, era una sola anima. Il pensiero era lì e la verità era lì. Non c'era tra loro il muro della riservatezza, non era un cuore diviso. L'autore dell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 13, versetto 16-17, dice: non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. È interessante notare che l'ubbidienza e la sottomissione ai conduttori viene ordinata subito dopo aver invitato i lettori a esercitare la beneficenza e la messa in comune dei beni privati. Un po' come per dire,
Lasciate perdere l'idea di riservarvi delle aree della vostra vita private, che siano materiali o non, delle aree inaccessibili agli altri credenti, in particolare ai conduttori. Infatti i conduttori sono chiamati non solo a esaminare l'integrità dottrinale, ma sono chiamati anche a esaminare l'integrità morale dei credenti, dei membri di chiesa. Però attenzione, caro Giovanni, caro Nino, la cosa è reciproca però. La cosa è anche reciproca, non è solo da un verso. Perché leggiamo, ma la cosa la dico anche a me stesso, perché questa, anche come responsabile di chiesa, anch'io mi sono autoesaminato e continuo ad autoesaminarmi. In Prima Timoteo 3, Paolo dice, certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, di sorvegliante, episcopo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, sia marito di una sola moglie, sobrio. Attenzione alle caratteristiche, che sono caratteristiche molto caratteriali e sono caratteristiche molto private, perché sta parlando di persona sobria, prudente, dignitosa, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, che riguardano il carattere e sono molto private. Una persona mite la devi conoscere, devi viverci assieme per capire se una persona è mite. Non litigiosa, non attaccata al denaro. Come si fa a capire da un estraneo se una persona... Io non riesco a capire, passa una persona e dire ah, questo è attaccato al denaro. Non lo posso dire. Devo conoscerla bene. Che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cade in discredito nel laccio del diavolo. A versetto 10, quindi poco dopo, è scritto che anche i diaconi siano prima provati. Quindi questo vuol far capire che anche gli anziani devono essere provati ed esaminati. Abbiamo detto che la maggior parte di questi requisiti sono caratteriali e squisitamente privati. Allora, come fa la Chiesa ad esaminare coloro che si nascondono dietro al diritto della privacy? Se tu ti nascondi dietro a un certo diritto, questa è un'area che riguarda me e solo me, tu impedisci, non sei trasparente, no? E impedisci agli altri di esaminare se tu hai i requisiti per essere un vescovo. C'è anche un'altra distinzione tra le caratteristiche tra i diaconi e gli anziani sono molto simili. Il vescovo deve essere capace di insegnare, cosa che non è chiesto necessariamente al diacono, e c'è un altro requisito che anche l'anziano ha, il vescovo ha in più rispetto al diacono, che deve essere ospitale. A me ha fatto riflettere questa cosa, il fatto che perché l'anziano, il vescovo, il sorvegliante, il pastore, chiamatelo in base alla funzione che volete, deve essere ospitale? Perché l'ospitalità è quella che più ti mette in mostra. Quando tu ospiti qualcuno, sei nudo. A casa tua diventi nudo. Non che sei senza vestito, ma ovviamente sei nudo nel senso che la gente ti vede per quello che sei. Se tu sei dedito al vino ed uno entra e vede 50 bottiglie vuote e due nuove, viene il giorno dopo 51 bottiglie vuote e una piena,
e il giorno dopo ancora 52 vuote e nessuna piena, significa che ogni giorno bum 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 bum, no? Se sei iracondo, cioè puoi resistere qualche ora forse, no? Ma poi quando arriva il momento sbrocchi. Se non sei sobrio, se non sai gestire bene i soldi, non hai un rapporto giusto con i soldi, a casa ti si scopre. Io credo che forse il fatto che una delle cose che la Chiesa deve riscoprire è l'ospitalità, è proprio dovuto al fatto che oggi noi non siamo tanto disposti ad aprirci. Noi forse consideriamo di aver diritto a qualche area nella nostra vita nella quale la gente non ha alcun diritto di accedere e di sapere tutto su di te. Io sono convinto che se un giorno dovessi smettere di essere ospitale per la paura, perché voglio garantire una mia riservatezza, io ho perso il requisito di sorvegliante della Chiesa. Il giorno che io scopro di non ospitare più per quel motivo, per un diritto di privacy, io non ho più il requisito di anziano. L'anziano deve rinunciare alla privacy se aspira a ricevere e a mantenere questo incarico. L'anziano deve essere addirittura esaminato anche fuori da quello che fa nella Chiesa. Bisogna che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, dai vicini di casa, dagli amici, dai colleghi. Deve accettare di essere continuamente esaminato e provato. Precedentemente abbiamo detto che siamo passati dall'avere il diritto di dimostrare la nostra integrità al diritto di non mostrare la nostra integrità. Paolo ci dà un esempio importante invece di come il credente debba dimostrare la propria integrità per il bene del Vangelo. E questo lo troviamo in Atti capitolo 21, versetti da 17 a 26. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo servizio. Ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te che va insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora? Sicuramente verranno a sapere che tu sei venuto. Fa dunque quello che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga le tasse e paga le spese per loro affinché possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevute sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Quanti pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si astengano dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Famoso decisione presa alla conferenza di Gerusalemme e raccontata in Atti 15. Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel Tempio annunciando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Allora in questo brano vediamo 4 cose. Prima, che l'integrità di Paolo era stata messa in discussione. 2, che Paolo si mette in azione per dimostrare la propria integrità, in che modo? Purificandosi. 3, Paolo dichiara, quindi non solo si mette in azione, ma dichiara la sua integrità annunciando di essersi preso l'impegno di portare a termine la purificazione. E 4, Paolo è disposto a pagare un prezzo per dimostrare la propria integrità.
Paolo agisce, Paolo annuncia e Paolo paga un costo per dimostrare la propria integrità. Altro che il diritto di privacy. No, 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 lui la sua integrità la voleva dimostrare. Il mondo ha diritto di giudicarci, di provarci, di esaminarci. Noi abbiamo il diritto di dimostrare la nostra integrità. Insomma, Paolo non dice semplicemente agli anziani di Gerusalemme, a Giacomo, che le voci che giravano su di lui non erano vere. Poteva dirlo. Ah no, ma queste qui non sono parole mie. Ah, facile per voi. Paga tu le spese. Dammi i soldi e poi dopo io pago pure le spese. No, tanto non è vero. Forse noi avremmo detto così. Forse io avrei detto così. No, Paolo dice, no, io sono innocente, lo dimostrerò e pagherò pure le spese per dimostrare che sono innocente. Entrò nel Tempio Paolo per rendere pubblica la sua integrità e per difenderla. C'è un altro aspetto della privacy alla quale voglio portarvi a riflettere. Prima abbiamo detto che la riservatezza crea inevitabilmente dei muri che ci separano dal nostro prossimo. Allora, questi muri possono essere dei muretti o possono essere delle vere e proprie muraglie cinesi. Ma i muri non sono dei limiti alla libertà. Chiedetelo a uno che è stato in carcere, se il muro non è un limite alla sua libertà. Provate a chiedere ai messicani se non è un limite alla sua libertà di movimento. Poi lascia perdere che può essere giusto, non giusto, possono esserci tutte le ragioni di questo mondo. Ma è un qualcosa che impedisce la libertà, qualcuno di muoversi dove vuole, no? È vero che sarà più difficile per i messicani entrare in America, ma sarà anche più difficile per gli americani entrare in Messico. Il muro non è che è un muro da una parte e dall'altra invece è finto, no? È un muro da una parte e dall'altra. Giovanni 8, Gesù cosa dice? Versetti 31 e 32, sono passi che conosciamo molto bene. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il vero discepolo di Cristo è un uomo e una donna libera. Il discepolo conosce la verità, vive pienamente la comunione con Dio e la comunione di Dio. La comunione di Dio è quello stato in cui Dio e la sua Chiesa vivono assieme senza muri, senza cortine di separazione. Tutto è in comune. Quindi la libertà promessa da Gesù è una libertà che ci permette di vivere con un solo cuore, con un solo animo, con Dio e con il popolo di Dio. I muri quindi andrebbero, se possibile, evitati. Ripeto, se possibile, perché non sono in linea con il progetto di liberazione che Gesù ha per i suoi discepoli. Giacomo dice: parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. In quale contesto l'ha detto Giacomo? Era in un contesto di relazioni malate, caratterizzate da favoritismi e riguardi personali. I credenti facevano sedere ai primi posti i ricchi, mentre i poveri venivano disprezzati. Erano relazioni malate. Non dobbiamo dimenticare che Gesù ci ha donato la libertà di vivere una buona comunione tra noi. Ci ha dato questa libertà. E che saremo giudicati sul come avremo usufruito di questa libertà. Sul come abbiamo utilizzato questa libertà saremo giudicati. È una libertà autorevole, però anch'essa ha delle regole ben precise. Niente favoritismi, misericordia, purezza dal mondo, eccetera, eccetera. Altre caratteristiche narra Giacomo. Saremo giudicati in base a come parliamo, in base a come agiamo. Dobbiamo pensare molto bene prima di dire: questa è una questione personale, questa è una questione privata.
Dobbiamo pensarci molto bene prima di usare una frase del genere. Perché stiamo creando un muro nella comunione. E se questo muro non è il male minore, saremo condannati da Dio. Concludo dicendo due cose. La prima riguarda una cosa che abbiamo osservato nella nostra Chiesa, quindi non so se... Io spero che non sia un problema anche vostro. Proprio perché mi sento in famiglia, mi sento di aprirmi, no? Allora, noi abbiamo, è già il secondo giro che facciamo di preghiere, noi ci incontriamo il giovedì, facciamo incontri di preghiere e abbiamo scelto da qualche mese di pregare, fare dei turni di preghiera per le varie famiglie. Quindi ogni famiglia, sono tre famiglie a giovedì, ogni famiglia è libera di dare dei soggetti personali per pregare per loro. In questo modo, alla fine, nell'arco di tre mesi, diciamo più o meno, 3-4 mesi, abbiamo pregato per tutta la Chiesa. Una cosa che abbiamo osservato, che si è riluttanti ad aprirsi, a chiedere soggetti di preghiera. Sì, certo, si prega, si dice pregatemi per i miei parenti che sono inconvertiti, giusto. Pregate per la mia salute, che ho questo problema, ho questo parente, giusto. Ma io non ho mai sentito chiedere preghiere per essere liberati, per esempio, da un peccato. Non ho mai sentito qualcuno che chiedesse preghiere perché per dei sogni, dei desideri, delle ambizioni spirituali. E questo mi ha fatto riflettere, a me Tiziana, perché questo mostra che c'è forse un muretto, io mi auguro che sia un muretto, ma c'è qualcosa che ancora non è totalmente libertà, così come invece è la libertà che ci propone Cristo. La Chiesa primitiva era ad un sol cuore ed una sola anima. La seconda cosa che voglio farvi presente è che c'è appunto un'enorme differenza tra noi e la Chiesa primitiva. Allora, quando io ho predicato questo messaggio, io ho riflettuto molto prima di portare questo messaggio da voi, per diversi motivi. Primo perché non so se c'entrava in qualche modo, poteva essere di beneficio. Secondo, perché quando ho predicato questo messaggio non ha creato un polverone, perché non ha creato... Esagererei se dicessi questo. Però tante osservazioni. E quindi il fatto che ho avuto modo per parlare con molti, e alcuni non erano totalmente d'accordo su quello che dicevano, o perlomeno magari dicevano sì, ma è vero che la scrittura dice questo, ma la realtà poi come metterla in pratica è un'altra. Perdonatemi, ma io questa dicotomia io non riesco a vederla, io non riesco a capirla. Cioè, se la parola è vera, è vera. E io credo che sia vera. Se voglio leggere qualcosa di utopistico, leggo altri libri. No? Io so che Cristo ci ha resi liberi. Ci ha resi liberi di essere trasparenti. Ci ha resi liberi di dire le cose, anche confessare le cose nella nostra vita che non vanno. È vero, la Chiesa primitiva non era tutt'oro. Prima l'ho raccontato a Anania e Saffira, no? Non era tutt'oro, è vero. E allora? Cerchiamo di prendere ciò che era di buono nella Chiesa primitiva. Cerchiamo di non prendere le cose negative. La mia richiesta per oggi al Signore era: Signore, aiutaci ad avere discernimento spirituale. Perché lì dove c'è un muretto e noi l'abbiamo fatto diventare un muro troppo alto, faccelo capire, perché torni ad essere il muretto. Lì dove il muretto proprio non deve esserci, aiutaci ad abbatterlo. Sonia, Signore, aiutaci ad avere discernimento sull'argomento della privacy. Amen. Amen.
Adesso chiamo il gruppo Lode, ci possiamo alzare. Sogno, difesa.
difesa è giustizia mia, di te ho bisogno. Lui diventò peccato per fare di noi giustizia sua, poi si umiliò e la croce portò. Amore grande, amore immenso, Gesù Messia, nome al di sopra d'ogni altro nome, Emmanuel, salvezza eterna, la porta del cielo, Gesù Messia, il suo corpo è pane e vino e sangue suo, dati soltanto per amor. Tremola terra, il velo si strappò, amore grande, amore immenso, nome al di sopra d'ogni altro nome, Emmanuel, salvezza eterna, la porta del cielo, Gesù Messia, re dei re. La speranza sei tu, la speranza sei tu, sei la luce del mondo, la gloria è per te, Gesù Messia, nome al di sopra d'ogni altro nome, Emmanuel, salvezza eterna, la porta del cielo, Gesù Messia, re dei re. Gesù Messia, re dei re.
Vi potete accomodare, o comunque l'avete già fatto. Grazie a Stefano per il suo messaggio di questa sera. Riflettevo mentre lui parlava, in particolare quando ha detto la libertà vi farà liberi. Siamo veramente liberi o abbiamo dei muri che ci impediscono di avere una comunione aperta, libera, con il quale noi dimostriamo di essere quello che mostriamo di essere? Siamo veramente chi gli altri vedono che noi siamo o siamo delle altre persone in privato? E come ha detto Stefano, se la libertà ci fa liberi, allora saremo veramente una chiesa, come la chiesa primitiva, di un sol cuore e di un sol animo. Grazie Stefano, ancora. Adesso passeremo del tempo in preghiera. Vi interromperò io per la distribuzione dei simboli. Signore, questa sera vogliamo dirti grazie con tutto il cuore per la tua parola, per la chiarezza. Ti ringraziamo perché tu hai rivelato te stesso e senza nessuna privacy. E grazie perché dalla tua parola possiamo trarne un vero insegnamento. Quando l'Apostolo Paolo diceva ai Galati di portare pesi gli uni degli altri, così possiamo adempiere la legge di Cristo. Signore, capiamo bene che lì non ci sono muri, che ognuno può portare il peso l'uno dell'altro per alleggerire il nostro peso. Signore, ti ringraziamo per questo messaggio di esortazione, di incoraggiamento, ma anche un messaggio forte dove bisogna abbattere quei muri che si sono costruiti nel tempo, forse assomigliando alla nostra società. Signore, ti ringraziamo perché in te non c'è privacy, tu hai rivelato te stesso così come sei e noi vogliamo seguire le tue ordini. Ti ringraziamo, Signore, per la vita che ci hai dato in Cristo e ti preghiamo che possiamo non essere soltanto degli ascoltatori, ma possiamo essere facitori quando tu hai voluto dirci questa sera e portarcelo dietro per tanto tempo, per tutta la nostra esistenza cristiana. Sappiamo che questo ti glorifica, sappiamo che questo ti rende contento per vedere i figli impegnati a non costruire muri, ma a demolire tutti quei muri che ostacolano la comunione, la trasparenza, ostacolano il fatto di vederci, di guardarci negli occhi. Signore, aiutaci a eliminare il peccato, così come tu ci insegni nella tua parola. Ti ringraziamo, Signore, anche per questi simboli, segno del tuo amore, segno di un profondo amore, e ti ringraziamo perché possiamo ricordare e ricordarci insieme quello che tu hai dovuto soffrire, patire per i nostri peccati. Noi ti ringraziamo e ti adoriamo in Cristo Gesù. Amen. Signore, perdono perché tante volte, Signore, lo dimentichiamo, tante
te siamo sempre gli stessi, Signore, perché ci guardi attraverso Gesù, Signore. Grazie perché attraverso quel sangue tu ci hai resi eternamente perfetti. Signore, ti chiedo di purificare le nostre vite. Chiedo, Signore, chiediamo discernimento per comprendere, Signore, anche come comunicare tra di noi e abbattere, aiutarci gli uni gli altri, Signore, per abbattere quei muri, Signore. Insegnaci a non giudicare le persone quando parlano, quando si espongono, Signore, né tantomeno ad essere a volte troppo indiscreti e fare magari domande non delicate, Signore, che non aiutano, ma essere per noi più incoraggianti. Insegnarci negli altri, Signore, a guardare a Cristo. Perdonaci, Signore, perché tante volte non lo facciamo e chiediamo il tuo aiuto in questo. Ti chiediamo saggezza e guida affinché, Signore, l'amore tra di noi possa veramente fare la differenza nelle nostre vite e in quelle delle vite intorno a noi. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Signore Gesù, grazie per averci parlato anche oggi, Signore, grazie per la parola. Grazie per il fratello Stefano, come l'hai preparato, come è andato dritto al punto di un problema, di una questione molto delicata che sicuramente riguarda tutti noi, Signore. Ti chiediamo l'aiuto, Signore, perché questo peccato del muro si può alzare nei nostri cuori, possa essere davvero veramente abbattuto, perché possiamo prendere esempio della scrittura, della tua parola, possiamo essere anche noi una chiesa che viva in un solo cuore, in un solo animo, Signore, nella libertà, uni con gli altri e in primis davanti a te, Signore, anche nel nostro privato, ma soprattutto come comunione fraterna, Signore, come responsabilità che abbiamo come chiesa, Signore, come corpo tuo, Padre. Ti preghiamo e ti chiediamo aiuto affinché possiamo davvero vivere pienamente la libertà, questa libertà che davvero arriviamo nel nostro cuore, che non ci sia niente, nessuno che possa permettere che si possa creare questo muro con problemi, paure, dubbi e quant'altro il nostro cuore possa creare, Signore. Chiediamo di guidarci in questo, donarci la forza di essere sempre sinceri, di spogliarci dell'uomo vecchio, Signore, che tu solo tu puoi fare, Padre, nella nostra vita, di fare pulizia, di darci la chiarezza nella nostra vita, Signore. Te lo chiediamo davvero con grande forza, Signore, affinché possiamo essere liberi davanti a te, puri davanti a te e liberi davanti al nostro fratello, Signore, come Chiesa, come viviamo la nostra Chiesa. Lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Signore, ti vogliamo ringraziare e lodare per questa sera.
Ti vogliamo ringraziare e lodare per la tua maestà, per la tua gloria. E Signore, ti vogliamo anche ringraziare per la tua parola. Parola che ci istruisce, parola che ci corregge, parola che ci educa. E Signore, ammettiamo a volte una parola che può essere anche difficile da accettare, ma sappiamo che anche le cose che a volte sono difficili da accettare, se sono a secondo la tua parola, sono cosa giusta. Signore, ti preghiamo di darci la forza di seguire ogni aspetto che troviamo all'interno della tua parola, ogni aspetto che ci insegna, dalle cose facili anche alle cose difficili, Signore, in modo che noi possiamo essere perfetti uomini e donne alla statura di Cristo, pronti a servirti, pronti a essere una buona opera, un buono strumento nelle tue mani. Signore, ti preghiamo di stimolare l'unità in questa Chiesa, di stimolare l'unità fra di noi, una unità che non può esistere dove ci sono muri e dove ci sono barriere. E Signore, che noi possiamo crescere insieme riconoscendo che siamo tutti esseri umani, che abbiamo bisogno di te e che abbiamo bisogno della fratellanza e della comunione e del sostegno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Signore, donaci la saggezza, donaci la forza, donaci l'abilità di fare ciò che tu ci hai chiamati a fare, in modo che quelli che ci osserveranno da fuori potranno dire semplicemente: non c'è altro che Cristo presente in quel posto, perché non sarebbe possibile senza la sua mano, il suo spirito e la sua potenza. Signore, fa che possiamo risplendere pienamente chi tu sei, che le nostre vite possano essere l'evidenza della tua potenza e del tuo spirito e della tua trasformazione in ognuno di noi. Signore, opera potentemente le nostre vite in modo che noi possiamo evidenziare te al mondo che ci circonda. E Signore, grazie che tu ci sostieni, grazie che tu ci guidi, grazie della tua pazienza e grazie della tua misericordia e della tua grazia che viene versata su ognuno di noi che ti ha accettato. Signore, grazie di tutto. È nel tuo nome santo che preghiamo. Amen. Adesso chiamo Gabriele Donatello per la distribuzione dei simboli. Potete pregare. Padre Celeste, vogliamo veramente con tutto il cuore ringraziarti per questa tua parola. Grazie perché veramente sei potente in noi, oh Signore. E ti adoriamo, Signore, per questo. Grazie anche per Gesù che è morto per noi, anche quello che stiamo per fare, oh Signore, per il pane che è il corpo suo spezzato per noi e il sangue e il vino che noi prendiamo, Signore. Veramente ti adoriamo per questo, perché è questo il grande amore che hai per noi. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Signore, grazie, grazie veramente per il tuo sacrificio verso di noi, perché è stato un sacrificio che per noi è stato tutto, che ci ha permesso di poter passare da quello stato di peccato davanti a te a uno stato giustificato proprio per merito del tuo sacrificio, Signore. E ti siamo grati, ed è per questo che con questi simboli vogliamo ancora una volta ricordare, e vogliamo farlo proprio innalzandoti, perché tutto dipende da te, ogni cosa dipende da te, perché ogni cosa tu hai fatto e ogni cosa è stabilita dal tuo pensiero e dalla tua mano, e vogliamo farlo anche, Padre, con un cuore che vuole ringraziarti. Nel nome tuo. Amen.
ogni potenza, su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza ed ogni via dell'uomo. Regna a Dio che tutto ciò creò, su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro. Resta sia colui che degno è. Ehi, morì sulla croce, unì la vita sua per me, sacrificò una rosa calpestata fu. Morì Gesù urlandolo, pensando a me. Su ogni potenza, su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza ed ogni via dell'uomo, regna Dio che tutto ciò creò, su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro, posto sia colui che degno è. E morì sulla croce, unì la vita sua per me, sacrificò una rosa calpestata fu. Morì Gesù dandolo, pensando a me. Morì sulla croce, unì la vita sua per me, sacrificò una rosa calpestata fu. Morì Gesù condannandolo, pensando a me. Una rosa calpestata fu. Morì Gesù brandolo, pensando a me. Adesso possiamo alzarci, è l'ultimo canto, passerà anche il sacchetto dell'offerta. Thank you.
davanti a te io sono, sento il tuo amor cieco, la verità, la tua perfetta grazia mi porta qui da te. La libertà mi hai dato, la vita mia ti do, Signor, così sto davanti a te. Alzo la mia voce, mi liberi, si proclamo il nome tuo, anche sui tetti griderò e sono tuo, per tutto ciò che fai per me. Alzo le mani e vedo che mi inginocchio solo per stare davanti a te. Al mondo intero io dirò il tuo amore, il tuo valor, ed io mi inginocchio a te. Alzo le mie mani, proclamo il nome tuo, anche sui tetti griderò e sono tuo, tutto ciò che ho lo metto nelle mani tue e sono tuo. Sono tuo, sono qui e sto a braccia aperte, solo tu sei Signore eterno Dio, Signore eterno Dio. Sono qui e sto a braccia aperte, solo tu sei Signore eterno Dio, Signore eterno Dio. Si proclama il nome tuo, anche sui tetti griderò che sono tuo, ciò che ho lo metto nelle mani tue e sono tuo, si proclama il nome tuo, anche sui tetti griderò e sono tuo. Tutto ciò che ho lo metto nelle mani tue e sono tuo. Grazie, vi potete accomodare. Siamo arrivati alla fine del culto e vogliamo ringraziare il Signore perché noi la domenica veniamo per dare la lode al Signore, ma quello che il Signore ci dà è molto più di quello che noi gli offriamo. E quindi un grazie al Signore per questo culto di questa sera. L'appuntamento è per domenica prossima, per il culto di adorazione, sempre di pomeriggio. Un saluto anche a tutti coloro che ci hanno seguito via streaming. Buonasera a tutti.